The New Stories. La tua informazione libera. Una tromba marina ha colpito una spiaggia nel Metapontino, in Basilicata, causando disagi e spavento tra i turisti. Il video girato da alcuni presenti mostra ombrelloni ribaltati e oggetti come sdraio e asciugamani sollevati e trasportati dal vento. Sempre nella stessa area, a Serramarina, frazione di Bernalda, il 4 agosto un'altra tromba d'aria ha causato danni, sradicando alberi. Questo fenomeno ha interessato diverse località lungo la dorsale adriatica, colpendo anche Castro, Santa Cesarea Terme, Tricase e Santa Maria di Leuca. Il 19 agosto 2024, un altro evento simile ha avuto gravi conseguenze vicino alla costa di Porticello, in Sicilia, dove lo yacht Bayesian è affondato a oltre 50 metri di profondità dopo essere stato colpito da una tromba marina. 15 persone sono state salvate, mentre il cuoco di bordo, Riccardo Tomas, purtroppo è deceduto. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per trovare 6 persone disperse, tra cui il tycoon britannico Mike Lynch. Le trombe marine, simili alle trombe d'aria, si formano su superfici d'acqua come mari, fiumi o laghi. Anche se generalmente meno intense, possono comunque provocare danni significativi. Si caratterizzano per una struttura a imbuto, nota come funnel cloud, che si sviluppa quando un cumulonimbo tocca l'acqua. Secondo il National Weather Service e la NOAA, esistono 2 principali tipi di trombe marine: quelle da bel tempo, generalmente più deboli e statiche, e quelle tornadiche, che sono più potenti e associate a perturbazioni atmosferiche intense, come i temporali. Le trombe marine durano solitamente tra 5 e 10 minuti, ma in alcuni casi possono persistere fino a un'ora. Questi fenomeni si verificano quando l'aria calda che sale dalla superficie si scontra con precipitazioni fredde, creando le nuvole a imbuto che danno origine alla tromba marina. La loro formazione è spesso improvvisa, rendendo difficile una previsione tempestiva. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.